Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo farvi vedere qualcosina che ho comprato per le bimbe in quantità di vestiti. Non è tantissima roba assolutamente, anche perché se mi seguite da un po' avrete capito che non mi piace comprare troppe cose, anzi io sarei per cuciamoci vestiti in casa, non compriamoli, non alimentiamo le catene tipo Primark, H&M, eccetera, che insomma sfrutta un po' la manodopera dei paesi più poveri, eccetera, però questo è tutto un altro discorso sulla fast fashion e cose varie. Per necessità devo assolutamente però comprare da queste marche che appunto costano poco, anche perché i bimbi, come avrete visto se li avete, è un po' un disastro da questo punto di vista, perché ogni volta che mettono un vestito lo sporcano automatico. Cioè, se mi va bene, le bimbe cambiano almeno un vestito al giorno, che sia per il rigurgito nel caso di Rebecca, che sia perché lo sporca mentre mangia Lidia, o lo sporca mentre gioca, o decide di colorarsi addosso con i pennarelli. Quindi insomma abbiamo bisogno di una quantità di vestiti un po' superiore rispetto a quella che abbiamo bisogno noi adulti. Avevo comprato delle cose, come avete visto nell'ultimo haul, che vi lascio qua sopra il link. Non bastavano, uno perché i pantaloncini che avevo preso a Lidia sono un po' larghi. Avevo preso 2 anni, ma lei probabilmente Primark veste ancora 12-18, nonostante faccia 2 anni il mese prossimo. Rebecca aveva bisogno di qualche vestitino perché lei invece cresce troppo in fretta, i 6 mesi gli stanno già quasi stretti, quindi sono dovuta passare al 6-9 mesi. Tutti i vestitini che mi avevano dato o che avevo comprato in taglia 3-6 cominciano veramente a stare parecchio stretti e siamo solo a giugno, dobbiamo arrivare a settembre, e quindi siamo andati e abbiamo preso qualcosina. Adesso ve li faccio vedere. Allora, per Rebecca vi faccio vedere cosa abbiamo preso. C'era scontata a 4 euro questa felpa, invece da 7 4 euro, è in taglia 6-9 mesi. Direte, fa caldo, prendi questa taglia qua. In realtà veste abbastanza grande e quindi mi sono portata avanti per settembre o comunque quei giorni, dato che il tempo in realtà non è così tanto, cioè oggi è bello, ma in questi giorni non è bellissimo. Anche quando piove, avere dietro un giacchino così per sicurezza se c'è un po' di vento è meglio. E quindi ho detto lo prendo. Poi abbiamo preso questo completino, maglietta e pantaloncino, 6-9 mesi. Anche questo veniva 7 euro. E mi piaceva molto la fantasia a righe così blu. Un vestitino uguale a quello che ha già Lidia, che avete visto nell'haul precedente, che è a righe, 3,50 euro. Questo l'ho preso in 3-6 mesi perché gliel'ho proprio misurato, questo andava bene, questa taglia qua. Il problema di Primark è questo: le taglie non sono così fisse, bisogna proprio guardare da vestito a vestito. Idem questo qua che mi piace tantissimo con la sirenetta e questa gonnellina qua così, sempre con sulle sirenette. Anche questo un 3-6 mesi, e il completo veniva 7 euro. Queste sono le cose che ho preso per Rebecca. Adesso vi faccio vedere quelle per Lidia. Allora, volevo già farvi vedere. Abbiamo preso, allora, avevo bisogno di pantaloncini come questo di cotone, con cui poterla mandare anche all'asilo, insomma, molto semplici. Il problema di Primark è stato che non sono molto andati questi pantaloncini, nel senso la gente probabilmente non gli piacevano molto, vuoi le fantasie, non lo so, e quindi praticamente da che l'altra volta c'era uno stand intero, sono arrivata e non ce n'erano più. E ho dovuto chiedere alla commessa che aveva gli ultimi 3 colori, quindi ho dovuto prendere un po' a accontentarmi. Questo in realtà non mi dispiaceva. Ho preso un 12-18 per 1,75 euro, quindi veramente per quello che costano in questo caso vanno benissimo. E ho preso anche l'abbinato in canottiera. Così fa un po' pigiamino, però con quella azzurra è più carina. Un 12-18, sempre 5 euro, due canottierine. Poi, sempre pantaloncini, ho preso in questa fantasia qua, che in realtà li aveva già, ma erano troppo grandi, e in quest'altra fantasia, ripeto, erano le uniche che c'erano. Questo ho voluto abbinarci un po' l'unica maglietta che andava bene, che è questa qua, che richiama un po' appunto questi fiorellini.
E la maglietta è un 18-24 invece per 1,75 euro. Sempre come magliette ho preso anche questa qua, che avevo preso uguale a Rebecca e che avevo perché a loro piace vestirsi uguali. In realtà Lidia, quando vede i vestiti di Rebecca, li vuole, quindi tendo a comprargli anche le stesse cose proprio per quel motivo lì. E poi questi qua con i limoni, molto carina, e questa è sempre un 18-24. Pantaloncini, un altro paio diversi, in questo caso qua con questo bel elastico in vita. Questi vengono 4 euro, sono un 12-18 mesi. Sembrano anche un po' grandini per Lidia, forse con l'elastico ci salviamo al pelo. E poi tre vestitini in questa fantasia, vengono tutti 3,50 euro e questi li ho presi sempre in 18-24, grigio con gli arcobaleni. Ripeto, questo qua con i pappagallini, eccetera, questo mi piace di più. Io questa fantasia a fiori in realtà non la amo per niente, però bisognava un po' accontentarsi. E basta, questo è lo shopping che ho fatto per le bimbe. Ho preso un pensierino anche a mio nipote, da maschietto qualcosina c'era sto giro. Ho preso questa camicetta blu. Non farò vedere i prezzi perché, essendo un regalo, preferisco evitare. E questi shorts in beige, quindi mi piaceva molto l'abbinato, un po' elegante, questa camicettina tipo lino, leggera. E poi ho preso qualcosina anche per me, non di vestiti in realtà. Ho preso questa bustina che in realtà mia mamma ne aveva una molto simile, Lidia gliel'ha rotta, quindi ho voluto comprargliela. Poi ho preso questo astuccetto, e mi piacciono molto i cactus, 4 euro. L'ho comprato per il lavoro perché adesso, settimana questa che arriva, rientrerò al lavoro. Non avevo l'astuccio dove mettere le penne, il termometro, il centimetro, tutte quelle cose che mi servono per il mio lavoro. E poi ho preso altre due cosine. Una è questa qua, oddio, non vedo l'ora adesso di aprirla. Weekly Planner. Praticamente con le cose da fare, che con questa luce non si vede tanto, da lunedì a sabato, domenica, dates, priorities e to do. Quindi volevo appenderlo, si può appendere appunto con il chiodo, si mette qua dietro col chiodo e almeno mi rimane anche un pochino. Cominciamo ad abolire tutti quei foglietti che ho in giro sul frigorifero con scritto to do list. E l'ultima cosa che ho preso per la cameretta delle bimbe è questo qua, If you can dream it, you can do it, perché mi piaceva molto e questo veniva 3 euro. Semplice, dei colori che piacciono a me per la camera delle bimbe. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate qua sotto cosa ne pensate degli acquisti, cosa vorreste comprare voi, cosa vi manca per i vostri bimbi o se c'è qualcosa che vi è piaciuto in particolare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!